Io ho condiviso le riflessioni che sono state fatte sulla astensione, per cui non voglio condividere nient'altro. E anche una serie di valutazioni che sono state espresse circa la crisi della nostra situazione nazionale. Mi domando a questo punto, però, per fare un passo avanti, quali alternative abbiamo? E non ce n'è nessuna. L'unica alternativa a questo paese è il PD. È il PD. Non ci sono altre possibilità. Mi sembra che se c'è una riflessione che dobbiamo cominciare a fare è qual è il danno che ha prodotto per questo paese la crisi dei partiti, la crisi profonda delle forze politiche. PD o il PDS sono rimasti sulla breccia per molto tempo, sforzandosi di essere un partito utile per questo paese, ma ovviamente sono rimasti a predicare nel deserto. Mi sembra evidente che in questo momento le cose stiano così. Qual è l'alternativa allora? Non credo che sia tornare indietro. Però l'alternativa mi sembra solo quella di dire che se c'è stata una crisi profonda del nostro paese, è stata certamente legata a questi lunghi anni di cattiva condotta sul piano del governo e sul piano internazionale, ma è stata anche sul fatto che non è stato costruito un argine a questa situazione. Cioè a dire, ci siamo messi a correre dietro le situazioni, pensando che rincorrendole avremmo ottenuto le voti, abbiamo ottenuto astensioni, rincorrendo. Questo mi sembra un dato molto importante. Ora io ho una grande stima della cultura italiana, Andrea, ma non ho una grande stima della democrazia italiana. L'Italia non ha mai avuto una grande democrazia, cerchiamo di essere sinceri. L'hanno costruita con fatica alcune azioni di alcuni partiti. Il Partito Comunista, quando ha deciso che il punto di riferimento non era la rivoluzione, ma era la costruzione della democrazia, si è battuto per la democrazia a prescindere dalla situazione nella quale la situazione italiana si trovava. Questo mi sembra un dato importante. Che vuol dire? Vuol dire che ci siamo persi per la strada questo elemento. Cioè dire di saper combattere per una situazione avanzata a prescindere dalla situazione nella quale ci troviamo. Faccio un primo rimprovero al Presidente del Consiglio. Perché non ci dice la verità sulla crisi economica? Noi vogliamo la verità, siamo adulti. E non può dirci che l'alba del nuovo giorno è dopodomani. Non sarà così. Siamo all'interno di una grande crisi economica. Come ce la caviamo all'interno di questa grande crisi economica? E io ritengo che intanto c'è un problema, quello di essere noi i custodi di una situazione democratica forte. E una situazione democratica forte vuol dire avere un partito aperto. Perché, ripeto, non c'è nessun'altra possibilità ora in Italia. Non vogliamo vincere le elezioni con il 30% di voti. Perché quella è la debacle della democrazia. È la bancarotta della democrazia il 30% dei voti. Vincere con il 30% dei voti vuol dire danzare sulle rovine della democrazia. E questo non è possibile. Che cosa fare allora? Beh, intanto io mi chiedo una cosa. Una riflessione intorno al nostro partito sarà tribù. Certamente i salmoni ne vedo pochi, tribù molti. Qual è il dato importante? Il dato importante, a mio avviso, in questo momento, è che noi non possiamo pensare che la figura del Presidente del Consiglio coincida con quella del segretario del partito. Non è possibile. Non lo diciamo? Perché non lo diciamo? Così come non possiamo non dire che il fallimento di Emilia Romagna, così lo chiamerei, è stato determinato, sì, dall'azione dei magistrati, ma probabilmente siamo già vaccinati su questo, poi erano azioni, devo dire, anche di rilievo infinitamente più basso rispetto a quelli che abbiamo registrato in sede nazionale, è l'incapacità del gruppo dirigente di governare questa situazione politica che si è aperta. Il terzo mandato di Errani, infatti, è stato un errore, perché non si è costruita lì una situazione nuova. E siamo arrivati al punto a raschiare il barile alla fine di una situazione drammatica. È stato condannato Errani quando è uscito, non è uscito con gli applausi. Ne ho stima e sono suo amico, quindi sto dicendo cose
che possono dispiacere ai rami di persone, sto dicendo, è un dato politico. Quindi io credo che ci siano situazioni di grande responsabilità, non si può invocare il centralismo democratico nei momenti in cui lo si è criticato per 40 anni, le maggioranze ci sono come le minoranze, e il rispetto delle minoranze è una delle forze della democrazia. E non occorre che allora Fassina faccia una cazzata per dire che vuole essere rispettato. Deve essere rispettato se esprime un'opinione. E quando dice che va in Parlamento a rappresentare chi lo ha eletto, ha la santa ragione di farlo, poi ci vada. Se il Presidente del Consiglio, che è anche segretario, vuole usare i due strumenti per avere poi una situazione, come dire, di difficile sostenibilità, perché ritengo che sia di difficile sostenibilità la politica del lavoro di questo governo. Ritengo che sia di difficile sostenibilità la situazione fiscale di questo governo, delle tasse intendo dire. Ritengo che sia di difficile discutibilità, di difficile accettabilità, viabilità, una situazione che in questo momento mette la Confindustria in una posizione che è diversa da quella, non dico del sindacato, dei lavoratori, perché non è tanto il sindacato che è un problema serio, ma bisogna vedere quali elementi di abbassamento della difesa del lavoro, dei luoghi di lavoro, produce l'iniziativa di questo governo. Non soltanto l'articolo 18, e quali elementi di ritorno di forme padronali riproduce, andando a dire chi lavora. Andate a dire che i contratti di 3 mesi, che cosa vuol dire stare sul lavoro in cui non solo non ti rinnovano il contratto, ma ti fanno preparare una lettera di dimissioni prima, perché sennò ti dicono che ti danno cattive referenze. Volete fare un'indagine su questo? Fatelo. E quindi per me il problema è questo. Voglio dire soltanto un'altra cosa. Va ricostruita una situazione importante. Una situazione che sia a vantaggio del paese, perché aveva ragione chi parlava, e dopo che succede? Probabilmente altri presidenti del Consiglio possono esserci, come altri presidenti della Repubblica. Vi dico che non è che noi possiamo non eleggere il Presidente della Repubblica, è una scadenza che è lì, e sono convinto che sarà difficile misurarsi con quella scadenza. Allora, la mia conclusione un po' è questa: c'è stato in questo paese un divorzio assoluto tra l'etica e la politica. Detta così sembra la piccola lezione di un professore di filosofia che viene da voi. Non è questo. Cerchiamo di decodificare i termini, di vedere che significano. Significa quello che dicevo prima, che mentre i partiti politici, in particolare il Partito Comunista, che non è il solo, pensava che il codice morale fosse il rispetto di una civiltà, fosse il rispetto di valori e non il mero rispetto delle leggi, fosse qualcosa molto più forte, l'accettazione di una visione del mondo, l'accettazione di qualcosa che in qualche modo rappresentava un avanzamento di civiltà. Perché se invece l'etica è il rispetto delle leggi, facciamo comandare i magistrati. Diciamo che uno dei 3 poteri dello Stato comanda sugli altri, ve la sentireste? Non me la sentirei per la semplice ragione che anche la magistratura è fallibile. È fallibile per conto suo, e allora è fallibile in maniera sospetta. Questo è un fatto anche che dobbiamo dire, non è che possiamo ignorare questo elemento qua. Allora, quando io dico il rapporto etica-politica va ricostruito, voglio dire che va ricostruita la condizione prioritaria che ci possa consentire di essere in qualche modo, come dire, moralmente pronti per questo paese. Che sta succedendo a Roma? Ma se ogni giorno ci sono 80 arrestati a Roma, 70 in Umbria, 80 in Campania, possiamo interrogarci delle ragioni che rendono così capillare questa corruzione? È il fatto che ci sono, come dire, le connivenze e le reti che si estendono attraverso piccole forme di corruzione. Come dire, se io devo delinquere, mi cautelo prima, coinvolgo un sacco di gente, di modo che quando sarò preso potrò dire che ho dato soldi a tutti, poi non sono i partiti, sono singoli, sono gli individui, però poi a pagare sono i partiti, perché sono loro che dovrebbero custodire questa ragione, che temi. Cioè, secondo me il problema è, o siamo in grado di costruire una leva di amministratori che sa quello che deve fare, che si misura con l'amministrazione pubblica come fosse un bene pubblico irrinunciabile, o altrimenti il nostro compito fallisce. Siamo dei comizianti, siamo chiamati a governare un paese. Allora io, c'è la prima, facevo un'interessantissima storia
della nostra vicenda passata, non so se condivido tutta quanta quella storia dal discorso di vent'anni avanti, certamente c'è una situazione che in questo momento che è il potere deve affrontare, cioè che c'è un deficit di democrazia che viene aggravato in questo momento dall'incertezza dell'azione di governo e dall'incertezza della conduzione di un partito, cioè l'incertezza del governo e l'incertezza in un partito. Sono due cose che, se si sommano, producono gli effetti disastrosi di cui abbiamo discusso stasera. Concludiamo con Giorgio Guerra, poi le conclusioni le diamo a Andrea Marino. Io mi auguro che questa è la terza assemblea a cui io partecipo e stessa cosa si stia sviluppando non solo a Bologna, come sta verificando, anche in tutta quanta l'Emilia Romagna. Guardo la realtà bolognese con grande interesse, e innanzitutto perché queste assemblee mi sembrano che siano state dettate non tanto dall'indirizzo della federazione, ma invece dallo spirito diretto, diciamo così, delle rappresentanze, chiamiamole così, di espressione naturale, di base, come veniva chiamato una volta nelle vecchie logiche del vecchio Partito Comunista. Il titolo di questa sera era Le ragioni del non voto e le ragioni della responsabilità del voto. Quando si parla di classe politica, quando si parla di classe dirigente, giustamente qui è stato richiamato il 99, ma ve lo ricordate quella sala su Al Sirnella, strapiena di quello che è successo? È vero che fu colpa dell'astensione, ma io che ho vissuto quel mese a fianco a chi allora capitava, al di là di tutta la storia come venne, che siamo andati con il 6,7%, 15 giorni prima di vantaggio, abbiamo perso per 1.274 voti. Allora, queste cose qui, in questo momento, invece di responsabilità, nessuna? Nessuna di questo gruppo dirigente? Tutto quanto va bene? Casomai eventualmente ci troviamo qualcuno a promuovere? Lo promuoviamo? Andiamo avanti in qualche situazione? Una cosa, Francesco, che mi è dispiaciuta, l'hai fatto come battuta, però non l'hai dopo, naturalmente per il tempo, non l'hai evidenziata. Comune di Bologna. Non ci suona niente fra due anni che ci sarà un'elezione a Bologna? Questo partito cosa sta facendo? Dov'è? Ce lo chiediamo, qual è il sentore della giunta Merola a Bologna, dei cittadini, quello che ci è capitato con Guazzaloca, ci potrebbe ricapitare, tutto il ragionamento che stiamo facendo intorno alla città metropolitana, lascio stare il mondo del lavoro, il job act, ma quello che abbiamo visto, quello che è successo ieri in provincia, e sul ruolo delle province, perché intanto noi, tanto giusto per fare un po' del fumo, come è abituato il nostro attuale segretario di partito, cancelliamo le province senza dire cosa ne facciamo, delle funzioni, ruoli e quant'altro, come stessa cosa l'abbiamo fatto con il finanziamento del partito, tanto quello ci dà lustro e quant'altro in mezzo alla massa. Allora, su queste cose qui vogliamo cominciare a ragionare o lasciamo sempre che dopo le cose succedano e poi dopo arrivederci e grazie? Io dico sinceramente, o le cose cambiano, e lo dico da persona che credo che siano attualmente 50 anni che sono iscritto a questo partito qui, credo di aver avuto anche qualche responsabilità e via. Io non lo so se è possibile che persone come me, come tanti, come Andrea, le sue ragioni che ha detto adesso, ma perché dobbiamo andare a votare? Per chi? Per che cosa? O quando mi sono sentito dire nella prima assemblea dobbiamo rinominare di nuovo un sindaco? Perché da troppo tempo qui un sindaco ha fatto un solo mandato. Mi devo sentire questo detto da dirigenti ed assessori del Comune di Bologna? Io farei un'analisi politica,
darei una risposta di merito, di qualità. Non posso accettare queste cose qui e non faccio nome e cognome per correttezza, ma ripeto, detto da un assessore del Comune di Bologna, detto da un dirigente istituzionale. Allora, queste cose qui non possono passare sotto silenzio, perché queste cose ce le stiamo dicendo qui in un consesso di cui comunque c'è un elemento di responsabilità, di coerenza, e comunque che vogliamo lavorare anche il giorno dopo. Ma quello che tutti i giorni, certo, possiamo guardare le situazioni della politica internazionale, domani parleremo tutto dell'apertura di Obama verso Cuba, ma quello che succede è giornalmente l'astensione, e poi ho finito, servizi sociali, qualità della vita, il welfare, il lavoro, cioè la cosiddetta quotidianità. E giustamente Walter richiamava il terzo mandato di Errani, qui passato sotto silenzio, che è il momento che si poteva dare davvero un cambiamento, e lo si poteva fare dando anche ancora una volta, non tanto alla diversità dell'Emilia Romagna, ma lo segnale di livello nazionale. Non è stato fatto. Cioè, dobbiamo smetterla, dobbiamo riconquistare quell'orgoglio di democrazia, di lavoro, di solidarietà comune che questa regione, dico questo comune anzi, dovrebbe avere. Grazie. Sì, grazie. Grazie molto anch'io Davide per la serata molto bella e importante che ho organizzato. E, insomma, sono davvero chi è intervenuto che insomma, abbiamo avuto una serata di grande interesse. Io vorrei portare il mio contributo stando sul dibattito che c'è stato, quindi non torno sull'analisi del voto, mi pare peraltro insomma, per chi ne ha parlato, insomma, ampiamente condivisa sulle ragioni in particolare dell'astensione, poi Donato ci è tornata in modo molto, molto preciso. Quindi vorrei intervenire su tre questioni che sono queste. La prima è questa. Anch'io penso che il grande tema che abbiamo di fronte sia un confronto su quale deve essere la cultura politica del Partito Democratico. Intanto, insomma, affermare il fatto che il Partito Democratico deve maturare una sua cultura politica condivisa. Io, segreteria nazionale, devo seguire le politiche formative e vorrei dare il mio piccolo, insomma, questa responsabilità, questo tipo di taglio. Cioè non tanto di fornire strumenti tecnici a chi svolge ruoli istituzionali o politici, ma di riaprire una riflessione su cos'è la cultura politica e cosa può essere la cultura politica del Partito Democratico. E intorno a questa cultura politica come si costruisce, Francesco lo diceva molto bene, anche nella nostra realtà una classe dirigente. Ora, su questo tema, poi ne voglio citare velocemente altri due, io vorrei toccare all'interno di questo primo tema altri tre aspetti che sono questi. Il primo è, anch'io penso, come è stato detto qui molto bene, anche adesso da te, insomma, molto bene, che la questione morale sia una questione politica e che vada vista in quanto grande questione politica di qualità della democrazia e per quanto riguarda noi anche di qualità e caratteristiche del Partito Democratico e che vada presa di peso per quello che è nel Paese, perché insomma è vero che qualunque reato va punito e che forse fanno arrabbiare di più i 50 euro per il bagno che... 50 euro per il bagno, che poteva servire a finanziare Trenitalia, ma è una cifra un po' eccessiva, sì. 50 centesimi per il bagno, che è magari una cosa che è molto più rilevante, però ecco, io inviterei a vedere bene cosa sta venendo fuori a Roma, nel senso che non parliamo di rimborsi dei gruppi consiliari, ecco, parliamo di un intreccio con il neofascismo e la malavita organizzata e un pezzo di sistema politico, anche di un pezzo del Partito Democratico, questo è quello che sta apparendo. Quindi una cosa almeno che a me mi ha molto impressionato e che ritengo grandissima. E quindi la questione morale è una grande questione politica e bisogna porsi il tema di come fanno appunto i partiti ad arrivare prima e di come adesso, parlando di noi, anche il Partito Democratico torni in grado di fare una verifica sui suoi quadri. Perché appunto se arriva prima quando arriva prima la magistratura la politica è già sconfitta. E inoltre in una democrazia se la politica è
subalterna altri poteri e la qualità della democrazia che viene messa in discussione. Quindi bisogna che noi torniamo ad avere un partito appunto organizzato, con un controllo dal basso e un controllo dall'alto, in grado di controllare la sua classe dirigente. Questo secondo me è un tema di grandissimo rilievo. Qui è stato evocato molto la storia della sinistra in questa terra, del periodo comunista in questa terra, in cui, cioè, non è che in quell'epoca automaticamente chi era dirigente PC fosse per forza una persona onesta, diciamo. Però intanto c'erano dei valori, un'identità certamente, ma c'era anche un controllo sia dal basso sia dall'alto, e se uno usava la macchina blu qualche volta di troppo, prima glielo dicevano e poi andava a fare qualcos'altro rispetto a quello che stava facendo. E noi questo aspetto dobbiamo, secondo me, tornare, diciamo, assolutamente a porlo al centro di un'idea della politica. Il secondo punto riguarda, qui è stato citato meno, però ci tengo molto, riguarda le politiche europee, nel senso che è tutta l'Europa che vive una situazione di crisi drammatica, e anche l'Italia può uscire da questa crisi se c'è una svolta anche a livello europeo. Da questo punto di vista noi abbiamo fatto, devo dire, con Renzi una cosa che non avevamo fatto prima, cioè aderire al Partito Socialismo Europeo, cioè scegliere una famiglia europea. Ecco, se parliamo del PD come era venuto fuori dal lingotto, questo era un tema che non si era mai risolto, perché nella difficoltà appunto a condividere una cultura politica non si sapeva bene in quale famiglia europea stava il PD, fino al punto che gli europarlamentari del PD a un certo punto sembrava potessero aderire anche, diciamo, a gruppi parlamentari europei diversi. L'adesione al PSE secondo me è stato un fatto molto importante, però deve avere delle conseguenze, insomma, ma che secondo me sono prima di tutto anche un PD che si interroga di come anche il PSE cambia le sue caratteristiche, cioè di come in Europa si crea una famiglia progressista che sia capace di creare una svolta nel senso della giustizia sociale, dello sviluppo delle politiche europee. Perché il PSE sostanzialmente è una somma di partiti nazionali, che ognuno dei quali risponde molto sostanzialmente alle proprie dinamiche nazionali, e quindi nei fatti nel PSE si rifà la discussione tra i governi, mentre una svolta in Europa si costruisce anche se la sinistra europea è capace di promuoverla. Qui vado più veloce, gli inglesi ne ha parlato, insomma, altri ne ha parlato molto bene, insomma. È chiaro che secondo me noi abbiamo anche un tema, poi voglio venire più specifico sul PD, che riguarda il ruolo dei corpi intermedi in una crisi sociale così grave. Io la cosa che trovo più, diciamo, discutibile dell'attacco alle organizzazioni sindacali non è il fatto di non vedere che anche le organizzazioni sindacali sono chiamate a un radicamento, un rinnovamento molto profondo. Cioè, quando sono state diminuite le deleghe nel pubblico impiego, quelli a essere forse contenti prima degli altri sono stati gli altri dipendenti del pubblico impiego, perché è chiaro che, a mio avviso, il sindacato un tema di un suo rinnovamento se lo deve porre, la politica deve porsi il tema di una legge sulla rappresentanza. Però, a parte che, insomma, nelle piazze c'era tanta gente vera, tanti giovani, tanti lavoratori, ma soprattutto di fronte a una crisi così, se si indeboliscono i corpi intermedi, i rischi di cortocircuito democratico sono enormi, perché la sofferenza sociale delle persone, cioè, o è, diciamo, rappresentata da grandi organizzazioni di massa, o se no in qualche modo si esprime, appunto, anche con rischi di, cioè, l'abbiamo già visto nella storia del paese in altri momenti cos'è accaduto. Però appunto ci tengo a stare più come terza cosa sul PD. Io penso che il Partito Democratico sia chiamato a fare chiarezza su un punto rispetto a quello che vuole essere, perché negli interventi di Renzi, ma non solo, sono in campo due concetti secondo me fra loro invece molto diversi. Uno è quello del partito della nazione e l'altro l'idea: costruiamo una sinistra moderna, diciamo, che si confronta con l'epoca in cui stiamo vivendo. Allora, il primo concetto, il partito della nazione, io lo accetto finché si dice che obiettivamente alle elezioni europee la nazione si è affidata al PD e che effettivamente in questo momento nel paese non esiste un'alternativa di governo al Partito Democratico, perché o sono partiti molto piccoli e limitati o sono sostanzialmente la Lega e i 5 Stelle in campo nella crisi anche del berlusconismo, cioè due forze che non mettono in campo strutturalmente un'alternativa di governo. Però dire che è auspicabile l'idea,
per cui si torna in Italia a un contesto peraltro con famiglie che allora era dovuto prima di tutto a ragioni internazionali, con famiglie politiche molto robuste. Si ritiene auspicabile tornare in Italia in un contesto per cui non è prevista l'alternanza e per cui un unico partito, il Partito della Nazione, secondo me è un obiettivo assolutamente sbagliato, che peraltro, diciamo, rischia di creare davvero una democrazia debolissima. Cioè, in democrazia tutti i partiti sono partiti della nazione, perché come c'è scritto nella Costituzione è il pluralismo dei partiti che rappresenta la nazione, non un singolo partito. E mentre invece io sono interessato a confrontarmi quando Renzi dice, anzi molto interessato, costruiamo la sinistra moderna. Purché nella dialettica interna non si facciano delle caricature, perché in una direzione sul lavoro c'è stato spiegato che c'è anche l'impresa, insomma, segnalo che l'aveva scritto Togliatti in Centimedia Emilia Rossa, che c'era anche l'impresa. Cioè, questo concetto l'avevamo, anzi non c'era nemmeno, non è neanche nato, ma insomma l'avevamo, diciamo, acquisito da un certo tempo. Però dire che la sinistra si deve misurare con la modernità, con la fase che stiamo vivendo, è assolutamente vero. E insomma Renzi ha anche vinto il congresso con i voti di tantissima gente che viene dalla storia del PC, perché ha rappresentato un'opzione di cambiamento rispetto a una sinistra che appariva incapace di cambiare il paese e il sistema politico. E questo credo che lo dobbiamo vedere. Però appunto il punto è costruire una sinistra moderna nel PSE che abbia l'originalità del Partito Democratico, quindi prima di tutto l'originalità del percorso che attraverso l'Ulivo ci ha portato a unire le grandi culture riformiste e la storia del paese, facendo anche, diciamo, della democrazia bloccata della cosiddetta Prima Repubblica quasi un elemento invece di forza rispetto a altre esperienze, perché noi alla fine abbiamo messo insieme il riformismo del movimento operaio con quello del cattolicesimo democratico che guarda che guarda a sinistra. Questa è stata la grande forza del Partito Democratico, e costruire in questo appunto una moderna sinistra italiana capace anche di costruire una stagione di rinnovamento di maggiore efficacia d'azione a livello della sinistra europea. Questo sulla cultura politica del PD. Altro tema che vorrei toccare, che è stato toccato qui, tra chi insomma non ha sostenuto Renzi al congresso, ci sono in campo opzioni, come è noto, io non ho sostenuto Renzi al congresso, ma se ci fosse un congresso domani farei la scelta che ho fatto al congresso precedente. Però ci sono due opzioni obiettivamente molto diverse, che anche nel dibattito si vedono. Cioè, bisogna che noi capiamo se riteniamo che nel PD ci sia spazio per una sinistra organizzata, capace appunto anche di conflitto politico, io dico nel partito più che in sede istituzionale, è capace di influenzare, diciamo, l'azione politica del Partito Democratico. Io penso che questo spazio ci sia, e penso che la casa della sinistra sia il Partito Democratico, e che qualunque ipotesi che si colloca fuori dal Partito Democratico sia per me inaccettabile comunque, ma anche assolutamente, diciamo, sbagliata politicamente. Dopodiché si sta nel Partito Democratico combattendo anche una battaglia politica, ma anche provando, diciamo, a far tesoro dei punti di forza che ha la leadership di Renzi. Per esempio, indubbiamente la capacità di dialogare con settori sociali con cui noi storicamente non abbiamo dialogato, la capacità di dare al paese un messaggio di cambiamento. E la nostra forza deve essere, organizzandoci e costruendo una maggiore capacità di proposta politica, la nostra, di chi ha tenuto una certa, mantenere una certa posizione congressuale, di provare a orientare questo dinamismo, questo dialogo con settori del paese in una certa direzione, più verso i valori in cui noi ci riconosciamo. Per fare questo, Davide è stato geniale nel suo intervento sull'armata Brancaleone, è stato geniale, perché ha, secondo me, con un esempio molto simpatico, insomma, spiegato esattamente il nostro problema. Cioè, noi, chi si ritrova in queste posizioni nel PD rischia di essere diviso e di non aver ben presente dove vuole andare. Ora, secondo me, prima di tutto bisogna stare uniti, perché già così abbiamo un problema di peso della nostra azione. Poi, posto che bisogna stare uniti e costruire le condizioni per stare uniti, bisogna mettere in campo un progetto, appunto, che però il cui scopo anche nel rapporto col paese, per me, non è far cascare Renzi o fare andare male il governo Renzi, è esattamente l'opposto: fare andare meglio il governo Renzi e far sì che la sfida di tutto il PD
nel governo del paese che è guidato in questo momento da Matteo Renzi abbia successo e vada in una direzione che ci convince di più, contribuendo lealmente al dibattito del PD, ma anche col coraggio di idee e di posizioni politiche. Io penso che noi dovremmo fare un grande appuntamento dopo Natale di chi si della sinistra del Partito Democratico, anche proprio di proposta di merito, di elaborazione, di progetto. Temi, cioè anche sulle migliaia, sui temi della cultura, per esempio, si potrebbero fare tanti altri esempi, allo scopo di far avere un successo maggiore all'azione politica di governo del Partito Democratico. Poi c'è l'ultimo punto che vorrei toccare, che riguarda Bologna e l'Emilia Romagna. Qui è stato detto, cioè non è che noi. Allora, io penso che sia sbagliato dire che questo risultato è solo un problema dell'Emilia, ma non possiamo neanche cavarcela parlando solo di temi nazionali. Non è un tema che riguarda questa realtà e ce lo dobbiamo assolutamente porre, secondo me. Ora, in un dibattito che anch'io, insomma, come Donata ritengo un po' confuso, che si è aperto subito dopo il voto, se ho capito bene cosa ho detto prima, però insomma sono stati evocati due temi, no? Un tema è il cambiamento. In questa realtà bisogna fare il cambiamento. Io sono d'accordissimo con questo discorso, però questo discorso va fatto, io dico, con onestà intellettuale, perché se un amministratore del comune di Bologna e dice che bisogna fare il cambiamento, prima di tutto deve dire che cambiamento ha prodotto lui da quando ne è amministratore e quale cambiamento vuol produrre dove svolge egli stesso la sua azione politica istituzionale. Perché sennò, se il cambiamento è chi più è, quanto uno, diciamo, quanto si è a parole renziani, non è un dibattito sul cambiamento, è un dibattito appunto correntizio. Siccome io penso che sarebbe un gravissimo errore fare il prossimo congresso regionale, che comunque ci sarà, e il possibile confronto sull'elezione del nuovo segretario di Bologna, qualora si creino per dopo la giunta regionale le condizioni per farlo, penso che questi confronti vadano fatti parlando di noi, che il congresso nazionale c'è già stato e il prossimo nel 2017, quindi adesso il confronto regionale bolognese va fatto non sulle correnti nazionali, per me va fatto a proposito come si fa a scompaginare le correnti, no? Si fa che quando si parla di Bologna e dell'Emilia non si fa il congresso nazionale, si parla di Bologna e dell'Emilia, e può capitare che gente che ha votato Renzi, Cuperlo e Civati si rimescolino, perché quando parlano dei temi locali, e quindi benissimo il cambiamento, però la riflessione sul cambiamento facciamola sulla realtà che se parliamo di Bologna e dell'Emilia, appunto in cui ci troviamo più direttamente a esercitare la nostra azione politica. E poi l'altro tema evocato è giusto l'unità o bisogna contarsi? Il punto è, io penso sempre che se più unità si raggiunge meglio è, l'unità va raggiunta nella chiarezza politica, quindi se c'è un progetto ampiamente condiviso che poi si tradurrà anche in personalità che lo porteranno avanti, bene, più unità c'è meglio è. Se ci sono più progetti, però se ci sono davvero progetti diversi che si confrontano, si confronteranno democraticamente nel partito. Da questo punto di vista io penso che ci sia un'assoluta priorità per Bologna, ma probabilmente è anche una delle grandi priorità della regione, che come facciamo questa città metropolitana. Io l'ho detto anche nell'ultima direzione di Bologna, cioè noi, posto che finalmente si sta facendo e che si è partiti, e che quando si parla di strutture amministrative, di enti locali, con l'esperienza che io ho fatto di più, insomma, a parte gli ultimi due anni da parlamentare, c'è anche un percorso, ci sono anche dei tempi, sono anche processi che vanno costruiti, però bisogna davvero capire, penso debba essere oggetto di un confronto, se noi pensiamo a un'istituzione forte o un'istituzione debole, perché ci sono dopo aspetti diversi, cioè, l'istituzione forte, a mio avviso, cosa che ho detto appunto anche l'ultima direzione del Partito di Bologna, richiede che il sindaco della città metropolitana sia eletto direttamente. Cambiamo la legge nazionale, lavoriamo per cambiare e migliorare su questo la legge nazionale, non è che vuol dire che va eletto direttamente tra un anno, ci sarà un percorso, però questo secondo me deve essere l'obiettivo che si pone, ma io dico anche di più, vogliamo ragionare su quale funzioni la regione delega alla città metropolitana di Bologna che non delega le altre province? Perché se la città metropolitana di Bologna esercita le funzioni delle altre province, cioè meno di quella che esercitava la provincia fino adesso, è difficile dire che si fa un'istituzione più forte. Infine, l'apparato tecnico amministrativo
Lo schema è che gli assessori del Comune di Bologna prima riuniscono gli uffici di Bologna e poi riuniscono gli uffici della provincia e sono due realtà separate, o si lavora in un'ottica appunto di istituzione metropolitana con l'istituzione prima di governo del territorio, si uniscono le strutture amministrative. Non so, si fa un unico ufficio tecnico che li unisce, si fa anche una sinergia e si costruisce una struttura tecnica più forte, che questo non è che si fa in un giorno, però si fa in un percorso. Peraltro non invento niente, perché quando prima appunto del 99 la città metropolitana si stava provando a fare, questo lavoro sugli uffici l'avevamo perché si faceva in conferenza metropolitana anche cominciato ad andare. Ecco, questo penso per esempio che sia un elemento di confronto di merito, anche per preparare il 2016, perché appunto è vero che il 2016 è, per quanto ci riguarda, il prossimo appuntamento elettorale e va preparato al meglio. E secondo me, insomma, con un partito che insomma è con un rapporto positivo di dialogo, di coordinamento con l'amministrazione comunale, l'amministrazione degli altri comuni del territorio, però sia anche una sede, diciamo, di elaborazione e di riflessione, di proposta. Io insomma volevo davvero interagire con le cose dette. Credo che obiettivamente la fase sia molto molto difficile. Credo anche che questo ci dia anche una maggiore responsabilità, ecco, nel senso che, questo mi pare l'abbiamo detto in tanti, nel nostro territorio come nel paese, cioè, alla fine quello che quel soggetto politico che è chiamato per primo a portare la nostra gente fuori da questa fase di crisi difficilissima siamo noi, e penso che dobbiamo giocare fino in fondo con questa partita, ecco. Andrea, ti voglio chiedere una cosa: tu pensi che possa essere opportuno creare uno spazio stabile, aperto, di confronto permanente, al di là degli incontri di anzi, questo è quello, infatti mi ha fatto venire in mente la cosa che mi stavo scordando, che era più importante. Ecco, secondo me se diciamo chi ha promosso questa bella serata decide di, come peraltro ha sempre fatto, perché non è il primo incontro che facciamo, insomma, di mantenere permanentemente, non che stiamo, adesso che occupiamo il passepartout e stiamo qua, però diciamo una continuità di lavoro, anche di elaborazione, secondo me per gli appuntamenti che ci aspettano potrebbe essere una cosa, adesso parlo soprattutto appunto di Bologna a livello regionale, potrebbe essere una cosa secondo me di grandissima utilità e interesse. Ci mettiamo anche dei reziani di Civacchiani in questo dibattito, assolutamente, ci sono anche tra di noi. Io li faccio sempre più facile. Ci chiediamo se Giolare, però mi sembra più facile. No, se Giolare, se dipende chi sono i reziani. Dipende chi sono. Grazie, arrivederci.